Ciao a tutti e bentornati. Come anticipato, la settimana scorsa vi mostrerò oggi un'applicazione pratica dell'incastro a nodo tra gli stemmi. Il mio intento era quello là di andare a realizzare una scrivania. Ho bisogno di una nuova scrivania e ho scelto l'incastro a nodo sia tra gli stemmi che tra murali per andare a realizzare la struttura della scrivania. In particolar modo, in questo video vi mostrerò come andare a realizzare le cassettiere che saranno alla base della scrivania, quelle che vedete alla mia destra. Qui, come potete vedere, gli spigoli e il parallelepipedo che costituisce il perimetro esterno della cassettiera, ho appunto utilizzato l'incastro a nodo tra gli stemmi. Durante il video potrete vedere alcuni particolari dell'incastro e in particolar modo come ho sfruttato le caratteristiche geometriche dell'incastro per andare a posizionare sia i pannelli ma anche i cassetti e le guide. Ma adesso vediamo come l'ho realizzato. Partiamo per realizzare quella che è la struttura della cassettiera e per farlo andrò a utilizzare degli stelli di 7 cm x 3. Questi listelli li ricaverò da dei particolari lunghi 2,25 m e saranno 4 da 65 cm, 4 da 45 cm e 4 da 60 cm. Questo perché le dimensioni della cassettiera che voglio andare a realizzare sarà 65 x 60 x 45. L'aggiunzione tra gli stelli la farò mediante l'incastro a nodo tra gli stelli che vi ho mostrato qualche settimana fa, di cui per i dettagli vi lascerò in alto il link della fase di realizzazione. Ma adesso iniziamo a tagliare quelli che sono i listelli che mi serviranno. Realizzati su tutti gli stelli, su entrambi i lati, queste sezioni, quindi andandole prima a segare con la sega e poi andandole a muovere con lo scalpello come mostrato nel precedente video, a questo punto andrò a preparare il legno per essere verniciato. Utilizzerò una filigrana per andare a grattare il legno prima da 120, poi da 180 e infine un passaggio da 220. Questo farà sì che, applicando una vernice non coprente, quindi una vernice che non sia un fondo, andrò a mettere in risalto quelle che sono le venature del legno. In particolar modo, essendo questo abete, possedendo questo abete delle venature dorate molto evidenti, come potete vedere, andrò ad applicare un noce medio. In questo modo avrò un gradevole contrasto tra un chiaroscuro legato al colore scuro del color noce con le venature dell'abete, che personalmente penso che sia molto gradevole. Fatto questo, andrò a fissare i particolari. Nello specifico andrò a utilizzare il listello da 45 come larghezza della cassettiera. Quello lì da 60 sarà inserito in questo modo come profondità. Qui non l'inserisco completamente, ma solo per mostrarvi la posizione. Sarà inserito in questo modo per dare la profondità. A questo punto utilizzerò il listello da 65 posizionato in questo modo per andare a dare invece l'altezza. Tra i listelli a ogni passaggio vi applicherò della colla che per andare a bloccare. Successivamente, quando andrò a posizionare l'ultimo particolare, l'avrò messo in battuta, quindi a formare l'incrocio, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso vi andrò ad applicare una vite che sarà passante tutti e tre gli stelli. Quindi, ovviamente, precedentemente effettuerò un preforo e svaserò il foro in modo che la vite vada imbattuta. Quella che vedete qui è la struttura una volta assemblata, quindi incollando e applicando delle viti sui laterali e sulla zona superiore.
e dopo aver applicato due mani di vernice. A questo punto sto preparando dei pannelli, sempre in abete lamellare, che sto levigando con una carta di filigrana da 200 per predisporli ad essere anch'essi verniciati, ma prima di verniciarli li andrò letteralmente ad assemblare nelle zone interne del pannello, quindi i due laterali saranno fissati all'interno, quindi verranno appoggiati in questa zona, e sono, avendo lasciato qui uno spazio di 19 mm in quanto il listello era di largo 70 mm, spesso 30, lo spazio che ho ottenuto qui è circa, compreso il taglio che è stato effettuato in questa zona, 19 mm. Sono pannelli da 18, ma ho visto che comunque sono pannelli che tendono ad andare a filo. A questo punto li andrò a assemblare i due laterali nella parte interna, mentre quello inferiore da basso verso l'alto, questo spazio, quello superiore invece lo andrò a posizionare dall'alto verso in basso, in questa zona qua. Una volta fissati andrò a verniciare solo l'esterno dei pannelli, lasciando invece di colore naturale la parte interna, che tratterò semplicemente con un trasparente. Questo è l'effetto che fanno praticamente le venature che vi dicevo col chiaroscuro, che trovo molto gradevoli, come potete vedere. Spero che nella telecamera si vedano. Quello che vedete qua è il pannello posizionato, come potete vedere, nella zona interna del listello. Vi faccio notare che, essendo un pannello lamellare, l'ho tagliato lungo vena, quindi lasciando le giunzioni dei lamelli con cui è costituito il pannello in verticale. In questo modo sarà meno soggetto a flettersi. Adesso nella zona qui, in alto, negli angoli, vi ho già applicato della colla, vi andrò ad applicare delle viti dall'interno verso l'esterno, quindi esternamente non si vedrà nulla. Qui vedete il lato inferiore, il pannello inferiore già fissato, qui sto fissando invece quello lì, il primo laterale, come vi ho già applicato della colla, qui in pratica ho forato e svasato l'entrata per permettere di entrare la vite senza lesionare o spaccare il pannello di abete. Quindi sono andato a sfruttare questo spazio, che è caratteristica del tipo di incrocio, per andare ad posizionare i pannelli sia all'interno che all'esterno, e quindi a costruirmi quella che è la struttura che reggerà la cassettina. Quello che state vedendo adesso è il corpo della cassettina finito. I pannelli li ho anche verniciati all'esterno con lo vernice dello stesso colore con cui ho fatto i listelli, mentre all'interno con un protettivo alla cera trasparente. A questo punto non resta che iniziare a lavorare ai cassetti. Per quanto riguarda i cassetti, ho preparato questi listelli di 1,5 cm per 18 mm che utilizzerò come guide, quindi che appoggerò e andrò a fissare i lati della parete interna della cassettina. E ho preparato questi particolari fresandoli pari alla lunghezza interna della cassettiera, all'interasse interno della cassettiera e alle distanze tra i due particolari fra essi posti. In particolar modo, questi due erano posti in questo modo. Il più piccolo verrà posizionato nella parte interna, nella zona posteriore, mentre questo qui più largo, pari all'interasse tra i due laterali del cassetto più la somma dei loro spessori, verrà fissato nella parte anteriore. Quello che ho fatto su tutti i particolari è stato di andare quindi a fresare questa zona di uno spessore da 8 mm, in quanto il pannello che vi andrò a inserire sarà un pannello di MDF di 6 mm, e l'ho fatto posizionandomi alla destra del particolare e effettuando una serie di fresate, ogni volta andando a sportare 2-3 mm, fino al raggiungimento della quota prestabilita di 8. E questo ovviamente l'ho fatto su tutti i particolari. Ho scelto di effettuare i cassetti più corti per un semplice motivo. Innanzitutto perché i laterali della cassettiera e il materiale con cui ho fatto i cassetti e le cassettiere che sono andate a realizzare saranno due in particolar modo, li ho fatti ottimizzando il taglio di una tavola di abete lamellare di 4 metri per 1,22 m.
E il secondo reale motivo è che, avendo utilizzato un legno comunque spesso 18 mm, non volendo effettuare un cassetto molto pesante, quello che ho scelto di effettuare è un cassetto largo 12 cm, come in questo caso. Questo cassetto, che sarà completamente entrante all'interno della cassettiera, avrà invece un frontale che ho già preparato, che dovrò far vedere, che andrà imbattuto verso l'esterno. Ma adesso vediamo come ho intenzione di assemblare il cassetto. Quello che vi ho mostrato è il modo più semplice per ottenere un cassetto, come avete visto. Questo che vedete è il lato frontale, che una volta posizionato all'interno della cassettiera risulterà a filo praticamente con le pareti laterali, e su cui poi ho già realizzato questi piccoli pannellini, li andrò a fissare sulla facciata laterale, quindi queste viti non saranno più a vista. Questi pannelli li ho trattati con una vernice trasparente oleosa e fanno un bellissimo effetto lucido, non so se si vede attraverso la telecamera. Saranno disposti ad formare il frontale del cassetto. Qui vi sto mettendo a confronto praticamente un pannello, un pezzo di laterale di cassetto non verniciato con questa vernice, una sorta di flatting per capirci, oleosa. E qua invece potete vedere, ecco, cerco di far saltare la luce, l'effetto che fa questo tipo di vernice passandomi sopra, che è una sorta di film protettivo. Ma adesso andrò a creare i pannellini in MDF come fondo dei cassetti e vi andrò a montarli semplicemente svitando il lato posteriore e andandoli a inserire. Analogamente, una volta realizzati i cassetti, anche le guide le ho perforate e svasate, in modo da poterle fissare in modo più agevole. A questo punto non resta che iniziare a fissare le guide e quindi i cassetti. A questo punto, realizzato sia i cassetti che le guide, iniziamo la fase di assemblaggio delle guide. Posizioniamo le prime due in battuta, come potete vedere, e le andiamo a fissare. Posizionate le prime due guide e messo il primo cassetto, che come vedete andrà a filo con le due listelle laterali, ho realizzato questi due piccoli distanziali, che sono praticamente pari alla differenza di questa altezza per il frontale che poi vi andrò a mettere. Questi li andrò a posizionare sul bordo del cassetto e quindi li utilizzerò come riferimento per la guida. Utilizzando questi due distanziali farò in modo che l'altezza tra il cassetto e la guida successiva sarà sempre uguale nei vari livelli. A questo punto fisserò la seconda fila di guide, riporrò il secondo cassetto e continuerò così anche per il terzo. Piccoli accorgimenti: per quanto riguarda i cassetti, affinché sia più scorrevole, conviene non farli precisi, ma lasciargli un paio di millimetri per lato. In questo modo non ci saranno interferenze con le pareti laterali. Per quanto riguarda le guide,
si possono pensare di andare ad arrotondare leggermente gli spigoli nella parte dove scorrono i cassetti per rendere il tutto più agevole nello scorrimento, come potete vedere. Adesso andiamo a fissare quelli che sono i frontali. A questo punto, per quanto riguarda il posizionamento dei frontali, è molto semplice. Basterà porvi un piccolo distanziale, in questo caso utilizzerò il righello di 1 mm come punto di partenza sulla base, applicare qui strisce di biadesivo e 2, e a questo punto andremo ad incollarvi sul biadesivo il primo frontale in questo modo. Ovviamente farà presa, a questo punto basterà tirare via il cassetto e andarla ad avvitare dal di dietro in avanti il primo frontale. Vedete com'è caratteristico questo tipo di incastro a nodo e come si presta come sede di questo frontale. Questo è uno dei motivi per cui l'ho scelto, in quanto volevo proprio effettuare questo tipo di effetto. Oltre all'utilizzo che ho fatto per posizionarvi i pannelli. Il biadesivo tiene la parte, vi ho fissato 4 viti bloccando il pannello al cassetto. Come vedete, questa è la luce che vi ho lasciato, quindi lo spessimetro che vi ho messo, che eviterà di fare che faccia interferenze col piano. Farò lo stesso anche per i cassetti successivi, quindi utilizzerò il distanziale, questo righello come distanziale, incollerò gli altri pannellini e quindi successivamente andrò a lavorare, a forare il pannellino e il piano dietro per andare a posizionare un piccolo pomello. Posizionato anche i pomelli, praticamente la cassettiera è finita. Ovviamente non ne ho fatta una, ne ho fatte due, questa è la sua gemella, come potete vedere, con la versione cassetti aperti, tanto per mostrarvi l'effetto anche con i cassetti aperti. Entrambi saranno le basi della scrivania. Su queste qui vi andrò ad appoggiare il piano, che sarà un piano alto che possederà anch'esso dei cassetti. Queste zone qua verranno sfruttate, come vedrete nel prossimo video, come centraggi del piano, e vi farò vedere come andare a creare quindi un piano che sia perfettamente incastrato all'interno delle due cassettiere e quindi a formare la scrivania. Saranno distanziate l'uno all'altro circa 60 cm e il piano superiore sarà 140 cm x 60, quindi pari alla profondità delle cassettiere. A questo punto, fatto questo, andrò a rimuovere i cassetti e vi andrò a applicare con un panno della cera liquida che mi permetterà di andare a rifinire. Un'altra caratteristica, come anticipato al titolo del video, è che grazie alle caratteristiche del tipo di incastro utilizzato e come abbiamo posizionato i pannelli, basterà andare a rimuovere l'ultimo cassetto in basso per avere a disposizione un vano praticamente nascosto che si trova di sotto dell'ultimo cassetto e anche abbastanza alto. Questo qua è un murale di 5 cm, un pezzo di murale di 5 cm e quindi un vano che è 55 x 35 alto 5 cm. Andare a conservare documenti o quello che si vuole, che comunque si vuole tenere riservato. È quindi una caratteristica di questo tipo di incastro. Una volta andato a riposizionare il cassetto, praticamente rimane lì nascosto. Per quanto riguarda il prossimo video, proverò a realizzarlo per la settimana prossima, ma visto che comunque stiamo ad agosto e molti dei negozi in cui io mi rifornisco, ma stesso io almeno per le prossime 2 settimane sarò in ferie, cercherò di realizzarlo per la settimana prossima. Se non dovessi riuscirci, entro 2 o 3 settimane vi proporrò il video conclusivo della scrivania. Grazie a tutti dell'attenzione e buone vacanze. A presto.